Eccoci qui, un saluto con la mascotte di Milanello. Guardate che bella, che bell'opera realizzata da mio papà, che insomma ha una vena artistica, ce ne sono anche altre. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, cliccate qui dove c'è il logo rosso-nero di Milanello. Abbiamo superato i 7.000, grazie. Adesso puntiamo i 10.000 rapidamente. Allora, Milanello risponde perché in settimana vi ho chiesto sulla nostra community di fare le vostre domande e vi avrei risposto appunto con un video. Ecco qui il video con Milanello risponde appunto. Allora, iniziamo subito. Guardo i vostri messaggi, partendo da Matteo. Secondo te dovesse andare via Ibrahimovic, potrebbero arrivare sia Jovic in prestito con diritto di riscatto e Milik facendo uno scambio con Kessié, visto che Gattuso lo vorrebbe? Allora, entrambi no, per una questione di ingaggio, perché Jovic percepisce 5 milioni di euro, sono tanti, Milik ne prende 2,5, vuole l'aumento, entrambi no, uno esclude l'altro. Io credo che ci siano buone possibilità che uno dei due arrivi. È vero che Kessié piace molto al Napoli e che Milan potrebbe imbastire uno scambio con Milik o Meret. E poi Nicola, secondo te Werner era un'opzione scartata per il costo elevato e la concorrenza di squadre più forti? O con l'arrivo di Ragnik ci sono possibilità? No, Werner costa troppo a livello di cartellino, siamo a 60 milioni di clausola, c'è concorrenza importante, il Milan a quelle cifre non arriva. L'idea è quella di scoprire un nuovo Timo Werner con Ragnik, che sicuramente è molto bravo in questo, ha scoperto Werner, si spera scoprirà anche altri grandi giocatori. Poi coppia di attacco, Leao barra Rebic e Werner, sarebbe bello, ma ripeto, Werner non arriverà al Milan, credo Liverpool più di tutti in questo momento. E poi AC Milan CSM, Demiral è ancora una pista percorribile, in coppia con Romagnoli farebbe molto bene, tipo Koulibaly Albiol a livello di assortimento. Un saluto, Demiral no, non è una pista percorribile, c'è anche su di lui una concorrenza importante, la Juve lo vuole confermare e quindi direi di no. A che punto è? Scriverò con la trattativa con Florentino. A un buon punto, le parti Milan e Benfica si riparleranno a breve, c'è un principio, d'accordo, sulla base di un prestito, con il Milan che non lo pagherebbe dunque subito e lo valuterebbe anche per poi riscattarlo. Florentino che piace molto a Moncada, c'è il benestare di Ragnik, che è un'operazione che secondo me si può fare, non l'unico ovviamente a centrocampo, anche perché si tratta di un giocatore molto giovane che deve essere rilanciato, pensate che ha una clausola da 120 milioni di euro, era molto promettente, si è nel frattempo per diversi motivi un po' perso per strada, ma il Milan vuole puntarci. Con il procuratore c'è già l'accordo, un principio d'accordo, una buona premessa nel mercato, però non vuol dire che poi l'affare si farà sicuramente. Ma direi che la questione è molto ben avviata. Ti risulta un incontro settimana prossima tra Gordon Singer, Rangnick e Gazidis? Non mi risulta un incontro vero e proprio, sicuramente però contatti telefonici ce ne sono già da diverso tempo, ci saranno anche settimana prossima. Questo era Antonio. Chiede anche il Cipo, Tonali possibile? Al 99% no. Temo che possa andare nella seconda squadra di Milano che si è mossa e ha la disponibilità economica, la volontà di investire così tanto a livello di cartellino sui 40-50 milioni. Piace molto però anche alla Juventus. Sento tanti giovani da lanciare, scrive Fabio, tipo Florentino, Guadu e da rilanciare Jovic, ma qualche nome della categoria senior? No, Thiago Silva perché mi sembra la frutta, Thiago Silva non arriverà. Nomi senior, intanto Milik può essere considerato un senior, nonostante abbia 25-26 anni, però ha una buona esperienza. Per il resto bisogna capire un po' quali saranno le opportunità di mercato. Non subito, un po' più avanti, quando insomma i giocatori in determinate squadre saranno in esubero. Quindi nomi veri e propri al momento purtroppo non ce ne sono. Con Boban ci sarebbero state possibilità per Modric e anche per Rakitic, ma adesso il piano è decisamente diverso, soprattutto non si arriva con gli ingaggi. Un altro nome esperto, fattibile secondo me, è Bakayoko, che vuole tornare, anche lui ha 25 anni, però l'esperienza ce l'ha. E poi Marco, ti volevo chiedere se fossero vere le voci sul ritorno di Braida. E poi esterni di centrocampo, che il Milan sta cercando diversi da Boga. O Boga, io lo chiamo Boga. Braida lo abbiamo contattato, al momento preferisce la riservatezza. Io credo che sia una suggestione, ma che non ci siano stati dei veri e propri contatti con Elliot e con Ragnik. Vero che loro vorrebbero collaboratori anche italiani, ma mi sembra che Braida
non rientri nei piani. Per quanto riguarda poi gli esterni di centrocampo, esterni o duttili, perché nello schieramento di Ragnik poi tutto all'insegna anche, soprattutto a centrocampo, della duttilità, posizioni interscambiabili. Szoboszlai è uno che può essere inquadrato volendo sul centro-sinistra, mentre Sabitzer è un nome che è circolato, giocatore che però secondo me se lascia il Lipsia piace anche a tanti club e quindi non credo soltanto Milan. Boga si è un po' raffreddato, ma io non ero mai stato caldissimo su questo nome, anche per una questione di modulo, però spero che arrivi perché lo ritengo un giocatore molto interessante. Williams, Ragnik farà l'allenatore o il direttore tecnico? Spesso leggo notizie contrastanti, sicuramente il dirigente, il direttore tecnico, chiamiamolo così. All'85% anche l'allenatore, ti do un 15% di Nagelsmann che è il suo pupillo. E poi ancora, quale potrebbe essere una reale alternativa a Jovic nel caso il serbo per un qualsiasi motivo non dovesse venire? L'alternativa per quanto mi riguarda è Milik, si può imbastire uno scambio con il Napoli con Kessié più un conguaglio a favore del Napoli. Milik secondo me è un attaccante completo, segna di punizione di testa, di sinistro, di rapina, è il massimo forse a cui può ambire il Milan in questo momento. E poi ancora Lorenzo, quello di prima era Simone, Lorenzo, c'è la possibilità di un eventuale ritorno di Deulofeu, può essere un ottimo esterno destro o sinistro e anche un'ottima seconda punta. No, Deulofeu non rientra nei piani di questo Milan, mentre in passato è stato vicino al rientro. E poi Saverio. Sono abbastanza ottimista sulla rivoluzione di Ragnik, però credo che bisognerà dargli tempo e dovrà essere sostenuto da tutta la società. Che ne pensi? Penso che è così e che sarà così. C'è un rischio perché è un progetto rischioso, perché lui non conosce la realtà italiana. Il vantaggio, l'inedito rispetto agli ultimi anni, è che tutta la società sarà con lui, perché lui è l'emanazione della società. Gazidis lo vuole, non ci saranno anime diverse che litigheranno tra loro portando nulla di buono e quindi questo può essere un vantaggio, quindi sono sicuro che lo difenderanno sperando che poi queste difficoltà che sono da un certo punto di vista fisiologiche non sorgeranno nel futuro del Milan. Secondo te, scrive Rocco, il Milan comprerà tanti giocatori come fece sotto la gestione cinese oppure ti aspetti solo pochi obiettivi mirati? No, mi aspetto più un esempio della gestione cinese, tanti acquisti, tante uscite, sperando che gli acquisti possano essere azzeccati a differenza di quelli di Fassone e Mirabelli. E poi il club più titolato al mondo, il club italiano più titolato al mondo, credo che il gioco di Ragnik possa farci ottenere grandi risultati in Europa piuttosto che in campionato. Messaggio un po' lungo, qualificarci ad una competizione europea significherebbe altresì convincere i giocatori a venire da noi, sei d'accordo? Io su questo non sono così convinto, nel senso che se è Champions League, ok, ma se fai l'Europa League, allora secondo me è più grande il fascino del Milan, di questa maglia che vedete. Devo dire che l'Europa League vale fino a un certo punto. Mi piacerebbe un centrocampo composto da Bennacer, Bakayoko e Szoboszlai. Grazie anche per i complimenti, Antonio Alessio Rossonero nel cuore. Sono tre nomi, uno c'è già, gli altri due possono arrivare. E poi ancora vediamo Michele che dice ti seguo un sacco, grazie. Salutiamo Enrico 7 Champions che chiede quote rosa nel nostro canale, lo accontenteremo. E poi ancora. È stato deciso di farci dai vertici federali che la Coppa Italia tra semifinale e finale si giocherà tra il 13 e il 17 giugno, forse 12, notizia di oggi. Non voglio pensare male, ma se CR7 avesse avuto lo stesso infortunio di Ibra avrebbero fatto una situazione diversa. Non lo so, pensando male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca e io non arrivo fino a quel punto, anche perché la Juve non è contenta di questa soluzione. Io da milanista preferisco affrontare subito la Juve, come ho detto. Perché secondo me affrontarla subito e non a regime ci sono più possibilità di provare a spuntarla. E poi ancora, Emiliano, è vero che Gigio Donnarumma vuole scaricare Mino Raiola come suo procuratore e cambiarlo? No, non è assolutamente vero e direi che non succederà mai. Antonio, ti risulta appunto l'incontro, abbiamo detto. Secondo il mio modesto parere, scrive Riccardo, in difesa sono da blindare Romagnoli, Teo e Gabbia, tutti e tre restano. Poi punterei, stando ai tuoi nomi, su Milenkovic e Haier, dando una seconda opportunità a Conti o Calabria. Milenkovic esclude Haier, quello che piace di più è Milenkovic, anche perché conosce il campionato italiano. Haier però è seguito, anche qui c'è concorrenza.
Gli altri restano, credo che Calabria andrà via mentre Conti resterà, anche perché non ci sono offerte di mercato per lui, che è ancora a bilancio per diversi milioni. Fabio, tanti nomi da lanciare, abbiamo detto, in Champions, no a Thiago Silva, se verrà stavolta la squadra, come penso accadrà, con l'inserimento solo di giovani e scommesse, scordiamoci di andare in Champions. Vediamo che cosa succede, però Thiago Silva non credo arriverà. Ho letto che Massari è molto vicino ad un ritorno alla Roma, sempre in veste di direttore sportivo. Ti risulta? Lui con ogni probabilità andrà via. Peccato perché comunque conosce bene il calciomercato, soprattutto un buon osservatore dei talenti, ma non gli è stata data la possibilità di applicarsi. La Roma lo rivuole, sì, e poi a noi servirebbe un uomo che sia capace di avere rapporti con il palazzo, un Gandini o un Braida per intenderci. In realtà, questo è più Gandini, rapporti istituzionali, Braida un po' meno, un po' più uomo mercato, però è vero che il Lega Calcio Milan conta poco o nulla. Tra Scaroni e Gazzidis non c'è una figura riconoscibile e che si meriti tanto rispetto, meglio, se lo dovrebbe meritare, però non se l'è guadagnato evidentemente. E poi Riccardo, altre domande. Quando verrà ufficializzato Rangnick? Allora, in Germania mancano poche partite. Quindi poi lui avrà compiuto, terminato il suo lavoro con il gruppo Red Bull, però si aspetterà la fine della stagione del Milan, quindi se la stagione viene completata ti direi i primissimi giorni di agosto. Quando si farà mercato indicativamente? Ufficialmente dal 1° di settembre ai primi di ottobre, però già prima si possono depositare dei preaccordi per non facilitare e favorire le squadre straniere che hanno una finestra un po' più lunga. E il mercato Milano lo sta già facendo, come con Moncada che analizza i giocatori al suo database ricco di dati, di variabili, sottopone poi il tutto ad Amstad, il tedesco braccio destro di Gazzidis, che ha un approccio un po' più finanziario per vedere anche le opportunità dal punto di vista economico e la sostenibilità di una possibile operazione, il tutto però con la supervisione di Ragnik che sta dando già degli input e si sta muovendo, seppur ovviamente sotto traccia. E poi ancora, ad agosto con la Champions, il mercato ti ho detto appunto si farà in questa situazione e vediamo se quali colpi farà sicuramente il Milan, almeno in quale ruolo. Allora, sicuramente almeno un difensore centrale e un terzino destro, sicuramente almeno un centrocampista centrale e un centrocampista laterale, diciamo così, sicuramente due attaccanti se non resta Ibrahimovic. Perché quest'anno il Milan li ha contati, adesso si è fatto male Ibra, il Milan non ha un numero 9 vero e proprio e quindi senza Ibra, come purtroppo credo, andrà a prendere due attaccanti per avere, soprattutto nella prossima stagione in cui ci saranno tante partite condensate con una densità appunto maggiore, meno possibilità di riposi, è necessario avere una rosa un po' più completa perché poi insomma, altrimenti rischi di essere un po' indietro rispetto alle altre. Mi chiedono l'obiettivo per la prossima stagione, poi l'obiettivo è ovviamente puntare al quarto posto. Il progetto di Elliott adesso prova a decollare, nonostante le difficoltà, ci dicono da Elliott, per la vecchia gestione, Gazzidis, scusate, Fassone Mirabelli, Gazzidis ora prova a rilanciare, però con un progetto sostenibile, giovani, e assicurano che non sarà un player trading, cioè i giovani li prendono per costruire una squadra importante, non per poi rivenderli a una cifra superiore per fare la cosiddetta plusvalenza. Questo è quello che ci dicono. Mi chiedono poi che cosa ne pensi di Rangnick. Rangnick mi piace molto come dirigente scopritore di talenti. Pensare di lasciare tutto il Milan in mano a lui, secondo me, è un po' rischioso perché non conosce la realtà italiana. Soprattutto da allenatore ho perplessità perché l'allenatore deve essere, insomma, sul pezzo, deve conoscere anche i segreti più nascosti delle realtà italiane, delle trasferte, delle squadre, dei giocatori italiani e Ragnik in questo senso non può esserlo, quindi deve andare tutto bene per togliersi soddisfazioni, speriamo sarà così. Perché il Milan non punta italiani? Perché lui ha questa vocazione un po' esotica, straniera e ripeto non conosce molto il serbatoio, seppur interessante, del campionato italiano, dei giocatori italiani. Per questo credo che comunque vorrà essere affiancato a qualche dirigente che conosce la realtà italiana, perché evidentemente è giusto avere uno zoccolo duro italiano, ma non vedo tanti giocatori italiani nella rosa del Milan l'anno prossimo, a maggior ragione poi nella formazione titolare.
dove, a parte Romagnoli, Donnarumma potrebbe anche uscire, forse davvero si contano sulle dita neanche di una mano, su due dita, diciamo così. È d'accordo pure la nostra sagoma con la maglia storica Motta, opera di appunto mio papà, mi piace farla vedere, guardate, è bella, vero? Mi raccomando, ditemi un po' il vostro parere, iscrivetevi al canale cliccando qui se non l'avete fatto, condividete i nostri video sui social, diffondete la parola di Milanello, così diventiamo sempre di più e spero che questo format che abbiamo inaugurato settimana scorsa con Milanello Risponde possa avervi dato ulteriori soddisfazioni. Settimanalmente faremo questi post, lo dico anche per chi non lo sa, sulla community, fate le vostre domande, scrivete, io con davanti il PC poi leggo tutto quando ho un po' di tempo, rispondo come nel video di oggi, ma faremo anche diverse dirette live che funzionano, non tutti le fanno e noi siamo contenti di rispondere anche live con il nostro avvocato del diavolo Emiliano Nitti, Michael Cuomo, Leonardo Martinelli, la voce del diavolo e il sottoscritto che appena può qualche diretta la fa. Vi lascio ancora un saluto, un abbraccio, sempre Forza Milan e Forza Milanello. Ciao!